Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video tutorial dove vi vado a spiegare quelle che sono le basi del tonfa. Avete visto prima giusto due gesti molto semplici, molto veloci, dove voglio portare tutti voi a saper utilizzare in quel modo, dove vi farò vedere adesso un po' di basi. Quindi quelle che vi ho fatto vedere prima cerchiamo di riprodurle adesso. Allora, tonfo è il famoso manganello, no? Viene dato anche in dotazione alla polizia piuttosto che anche ai carabinieri di quartiere e quant'altro. È un po' lo sfollagente, no? Viene utilizzato il manganello. Allora, voi devi sapere una cosa fondamentale: con ogni tipo di arma, io dico sempre, è il prolungamento di quello che sono le nostre braccia. Va bene, le nostre braccia, le nostre gambe, il prolungamento del corpo. Quindi io devo prenderci confidenza, ok? Devo maneggiarle costantemente. Quindi io posso farti vedere tante cose, ma oggi ti farò vedere le principali, come ho fatto con un chaku piuttosto che con il bastone, e faremo anche katana e altre cose, ma proprio perché, giusto per avere una base, ok? Con questo possiamo difenderci, possiamo attaccare, o possiamo addirittura fare delle tecniche, cioè utilizzarlo proprio per fare gli agganci, gli strangolamenti, i bloccaggi, ok? Quindi adesso ti farò vedere un po' come maneggiarli. Allora, intanto il tonfa, guarda bene, intanto lo andiamo a prendere in questa posizione, ok? E andrà a parare come se fosse una gomitata, bene? Va a parare fino al nostro, vedete? Guarda, fino al nostro gomito. Va bene, quindi può essere utilizzato per parare, la parte dietro potrebbe essere utilizzata per colpire, va bene? Quindi potrei utilizzare i pugni, ma se ho il tonfa in mano potrei utilizzare come parata e pugno, va bene? Questo è fondamentale, quindi la prima cosa che puoi imparare è intanto capire che se tieni solo il tonfa, guarda qua, se tieni solo il tonfa sta in questa posizione. Quindi tu dovrai agganciare il tonfa, fare una rotazione in basso con il polso, così da portare il tonfa da questa direzione a questa direzione, ad avere il contatto con il tuo braccio. Quindi non è che solo perché lo prendi il tonfa sta dritto, solo perché lo prendi il tonfa sta così. Facendo la rotazione il tonfa si mette in posizione, in questo caso verticale. Va bene? Quindi aggancio bene, stringo come se avessi i pugni belli stretti, mi posso mettere in guardia. Io ti consiglio di fare partire così, con calma, 10 esercizi dove potrebbero essere la gamba sinistra avanti, faccio il passo avanti con il destro e diventa 1, 2 e torno. E lo faccio per 10 volte, 2, 3, 4, 5, arrivo fino a 10, poi cambio gamba con destro in avanti, parto con sinistro, 1, 2, concentrato, 3, 4, 5 e arrivo in questo caso fino a 10. È un po' per partire, per prendere confidenza anche con il polso, perché potrebbero essere un po' pesanti. Esercizio successivo, sempre 10 volte, lo tengo in questa posizione, simulo una parata, un pugno che mi arriva, simulo che paro con il sinistro, bam, e colpisco di destra, diventa 1, 2, 3, 4, dove vado a colpire? Posso colpire nel mento, posso colpire in questo caso anche nella spalla o posso andare a colpire anche nella bocca dello stomaco dove c'è lo sterno, ok? Dipende dove vuoi colpire, puoi colpire quindi sul mento, puoi colpire sulla spalla in obliquo o dritta o nella bocca dello stomaco, va bene? È uguale, va bene? È uguale, dipende dove vuoi colpire in quel momento, ok? Simuli la parata, colpisci, lo fai per 10 volte, poi cambi guardia, pari di destro, colpisci di sinistro e anche questo lo andremo a fare per 10 volte, va bene? Così che iniziamo a prendere confidenza con la parte retro, ok? Di quello che è il nostro tonfa. Successivamente invece iniziamo a dover imparare apertura e chiusura della mano. Perché adesso che è molto stretto, per ruotarlo, ok, perché voglio farti vedere il giro, ok, bam, per fare il giro devo riuscire ad aprire leggermente la mano, far fare una rotazione, ok, fare un cerchio
con la mano, ok, per far sì che il tonfo faccia un giro completo. Quando ho finito il giro, stop, lo blocco. Giro, stop, lo blocco. Giro, stop e lo blocco. Ovviamente questo colpo è un colpo che da questa posizione il mio avversario è davanti, quindi non lo posso colpire, è più distante, cosa abbiamo detto all'inizio? Armi, prolungamento delle nostre braccia, bam! Vuol dire, guardate quanto riesco ad andare più avanti, vuol dire che con questa parte del tonfa lo vado a colpire sulla tempia piuttosto che sul mento, ok? Mandibola fa male, può romperla, ma non crea un danno molto forte. Invece sul mento lo mandiamo in KO, sulla tempia diventa un colpo mortale, ok? Quindi giro e blocco, me lo faccio per 10 volte, ok? Bam! Bam! Lo faccio per 10 volte facendo un giro anti-orario, quindi che va dall'esterno verso l'interno, oppure orario che va dall'interno verso l'esterno, e lo farò 10 volte. Stessa cosa, posso cambiare guardia, dall'esterno verso l'interno 10 volte, ok? Andrò a colpire, bam! E poi per 10 volte al contrario, dall'interno che passa davanti e colpisce verso l'esterno. La cosa importante sarà farlo ruotare, va bene? Una volta che l'ho fatto di destra e di sinistra, lo potrò fare insieme verso l'esterno o insieme dall'interno verso l'esterno, va bene? Quindi abbiamo già un po' di movimenti in più per quanto riguarda quello che è il nostro tonfa. Quindi potrebbe essere parata, colpisco o colpisco. Ok? Potrebbe essere parata, colpisco o colpisco. Stessa cosa, mentre la faccio orizzontale, la posso fare anche dal basso. Cioè, sono in guardia e dal basso faccio bam! Dal basso lo mollo e lo torna per far sì che vado a colpire sotto il mento. Prima abbiamo colpito laterale, adesso va sotto il mento. Quindi da qui cosa faccio? Dal basso verso l'alto sotto il mento. Uno, due, tre, dal basso verso l'alto. Mollo leggermente il tonfa, lo faccio ruotare, stop, e lo riblocco. Cambio guardia, lo andrò a fare con il sinistro. Devo diventare bravo sia destro che di sinistra, ok? E lo andrò a fare 10 volte. Se lo faccio dal basso verso l'alto lo posso fare anche doppio. Se lo faccio dall'alto verso il basso andrò a colpire invece o sul sopracciglio, ok? O sopra qua il naso, va bene? All'inizio, quindi o qui o sul sopracciglio, va bene? O potrebbe essere dall'alto dove arrivo sulla parte con sopracciglio, tempia. Dovete stare attenti perché sono colpi molto particolari. Potenti, se colpiamo qualcuno lo faccia fuori, quindi bisogna stare molto molto attenti. Quindi potrebbe essere o che faccio il passo o senza passo, abbiamo detto lo faccio dal basso, ma lo posso fare dall'alto. Lo posso fare dall'alto, va bene? Stessa cosa anche col sinistro, non è un problema. Quindi poi mi potrò allenare dal basso, mi potrò allenare dall'alto, mi potrò allenare verso l'esterno o verso l'interno. Lo faccio sia con uno, sia con l'altro e sia contemporaneamente con tutte e due. Ricapitoliamo cosa abbiamo fatto. Abbiamo fatto che ci possiamo mettere in guardia, possiamo parare e colpire con il retro. Possiamo ruotarlo per andare a colpire con l'altra parte del tonfa, quello che stava giù, sia dall'interno, ok, verso l'esterno o viceversa, sia dall'alto verso il basso e sia dal basso verso l'alto. Quindi abbiamo un altro tipo di colpo che possiamo andare a fare. Poi cosa ho fatto? Potrebbe capitare, guardate cosa ho fatto, di metterli in questa posizione, quindi le nostre braccia diventano più lunghe, potrebbe essere parata colpo, lo stesso che facevamo in questa direzione, parata colpo, lo rendiamo in questa posizione, ok? Sono più lunghi, le nostre braccia diventano più lunghe, ok? E potrebbe essere paro colpisco perché me le tengo a distante, paro colpisco. Paro, colpisco, dove colpisco? Sempre ovviamente polso inclinato così, la parte bassa, ok, del tonfa deve essere in perfetto contatto. Abbiamo detto che il prolungamento del mio braccio, quindi deve essere a stretto contatto con me. Quindi anche qua 10 volte posso farmi la parata e il colpo può colpire nel mento, può colpire ancora meglio nella bocca dello stomaco, ok, potrebbe essere una parata, colpisco
che mi si abbassa, bam, dal basso piuttosto che dall'alto, piuttosto che laterale, piuttosto che laterale, ok? Poi possiamo unire gli esercizi. L'importante è avere un po' di sequenze diverse, quindi le parate e i colpi me lo faccio 10 volte, bam bam, piuttosto che 1, 2, farò col destro colpisco, potrebbe essere guardia, destro-sinistro, sinistro-destro, ok? Destro-sinistro, destro-sinistro, questo me lo posso muovere. Quindi abbiamo imparato a utilizzare la parte dietro, la parte questa con i giri o con i colpi. Ci mancano questi, ce ne sono tanti altri gli esercizi, però questi, come faccio a usare questi? Guarda bene che cosa ti insegno. La mano, le quattro dita lo tengono. Non faccio nient'altro che ruotarlo. Mentre lo ruoto, questo andrà sulle dita dietro, ruota e prende. Allora, posso sì partire sia in questa direzione. Paro, colpisco, questo potrebbe essere un aggancio per prendere il collo di una persona, portarla a voi e poterla colpire, no? Che adesso faremo. O potrebbe essere un colpo. Va bene? Allora, se volete, partite direttamente così, vi potete mettere in guardia, può diventare parata colpo, bam, vedete il mio polso, bam, tecnica è di polso, come vi ho fatto anche con il nunciato. Quindi potrebbe essere paro, colpisco, lo facciamo per 10 volte, poi cambio, destro, attacco di sinistro, paro, attacco, ok? Posso colpire benissimo in questo modo. Potrebbe essere, guarda bene, da questa posizione, aggancio il collo, bam, colpisco, aggancio il collo, colpisco, aggancio il collo, lo porto a me, colpisco, aggancio il collo, colpisco, lo faccio per 10 volte, cambio, aggancio il collo, colpisco, aggancio il collo, colpisco, aggancio il collo, colpisco. Ok? Quindi così possiamo utilizzare anche questa parte, sia per colpire, sia per parare, sia per agganciare. Vi stavo dicendo, la cosa carina potrebbe essere che da qui, invece di partire da qui e fare questo che è un po' rischioso, fagli fare il giro. Ok? Da qui, preso, e sono già pronto per colpire. Vi potete allenare prima con una mano, poi con un'altra, e poi poterlo fare contemporaneamente e vi preparate per poter andare a colpire. Ok? Queste sono un po' le basi, ok, di quello che potrebbe essere un allenamento con i Tom. Fa più avanti faremo qualche kata, piuttosto che qualche tecnica, piuttosto che vi faccio vedere come poter immobilizzare una persona, che agganciarla, fare una tecnica di bloccaggio. Quando facciamo corsi anche con forze dell'ordine o quant'altro, spieghiamo anche tutto il resto. Tieni presente però che è inutile che io ti spiego come fare una tecnica se tu non hai dimestichezza con i Tom, cioè devi saperli utilizzare. Va bene, deve essere in mano, non è che ogni volta lo prendo, oddio, mi prende, mi cade, lo giro, mi è caduto. No, devo avere una, cioè, quando ce l'ho in mano devo vedere che è una persona pratica che lo fa. Piccolo riassunto, siamo partiti con i nostri tonfa, abbiamo detto che non basta tenerlo stretto, ma bisogna avere massima aderenza. Abbiamo detto che ci siamo messi in guardia, possiamo usare il retro per parare, per colpire, possiamo colpire nel mento, nella spalla, nella bocca dello stomaco, ok? Possiamo colpire con tutte e due, piuttosto che uno para e uno colpisce. Abbiamo detto che poi possiamo utilizzare quelli dietro, sia dall'esterno, ok, verso l'interno, che dall'interno verso l'esterno. Abbiamo detto che lo possiamo fare insieme, ok, interno e esterno. Abbiamo detto che possiamo andare dall'alto o dal basso verso l'alto. Abbiamo detto che lo possiamo fare insieme, uno o due, ok? Uno o due, va bene? Quindi ti ho fatto vedere come poter parare e poter colpire, come parare e colpire da una parte a un'altra, quindi prendiamo un po' di dimestichezza, e poi ti ho fatto vedere come poter utilizzare parata e il colpo, che può essere laterale piuttosto che centrale, perché ad esempio aggancio il collo e lo vado a colpire, e da qui come poter fare il giro, o semplicemente me li prendo e sono già in questa posizione, oppure una potrebbe essere così perché para e l'altro colpisce, va bene? Poi ci si può sbizzarrire. Queste sono un po' le basi che noi utilizziamo per la nostra scuola già di urlo per quanto riguarda i tonfa. Se ti è piaciuto questo video, ti invito a cliccare un like qua sotto, a condividerlo con i tuoi amici, a divertirti con un semplice paia di tonfa. Ti metto qui sotto il link
di Amazon, dove poter acquistare i Tonfa. Se utilizzi il nostro link avrai dei benefici, anche delle scontistiche, e il prodotto ti arriverà sicuramente prima. E ti devo dire, se non te l'hai ancora fatto, iscriviti al nostro canale YouTube e noi ci vediamo nel prossimo video tutorial. Ciao!